Doyle, benvenuto in un nuovo episodio dedicato alla carriera dell'allenatore con l'Union Saint-Gilloise. Buona domenica, spero stiate bene, fatemelo sapere sotto nei commenti. Oggi episodio molto importante perché concludiamo dicembre giocando solamente la partita contro il Cercle Bruges di Coppa. Simuliamo questa partita di campionato e poi entriamo in gennaio, dove ci sarà il sorteggio per il migliore e per il peggiore. Inizia il calciomercato e poi forse proseguiamo con il campionato. Comunque, a gennaio lo sapete meglio di me che parte il piano Carmona. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a giocarci questa partita complicata perché siamo un pochetto stanchi e i nostri avversari mi sembra di capire che non vogliono fare turnover. Quindi Yankto, che abbiamo preso nello scorso episodio, benissimo, al posto di Teuma direi che possiamo andare con Puertas. Al posto di Deba potremmo fare Maci da destra, al centro Sykes. Per quanto riguarda, visto che siamo in coppa, assort. Scusate, ma poi mi avete detto che Novak ha esagora la difensore centrale. Ma che sta rola fa? Però è un 70. Oh santo cielo, ma Novak fa upgrade da difensore centrale, raga. Non penso voi vogliate trasformarlo in difensore centrale, vero? Perché è 1,72. Neanche il braccetto può fare. 3-2-1. Nessuno imprevisto. Per questa partita di coppa possiamo andarci così, sempre sul pezzo e forza Union Saint-Gilloise. Occhio questo. No, maledetto Ueda. Ogni volta ci colpisce. Questo è veramente un brutto gol, Ueda, eh? Io non esulterei fossi in te. Cavolo, guardate che roba. Guardate che flipper. Carmona nello stretto. Stroikens. Ancora Carmona. Sempre Stroikens. Uno. Scusate il commento arabo. Mi sono impappinato. Quando ci si impappina bisogna diventare così, no? Un po' arabi. No, ci sono i brasiliani. Damduni! Blank fuori lì, dentro lì, faccio questi cambi. Oggi è dura anche farsi finire le parole. Ci potranno effettuare? Mi è venuto in mente sto meme, adesso non ne esco più. Ferriscio! Ma con questo mancino me lo dici? Madonna mia, ma cosa sei? È un cecchino! È l'uomo della coppa, lo capisci o no, brutto pezzo di Stroikens? Ma io quante sostituzioni posso ancora effettuare? Ah. Non ne esco più, quante ne posso ancora effettuare? Fuori Sykes, dentro Jans. Ho finito le sostituzioni, non ne posso più effettuare. Ah. Lazaro Valentino. Massima, che ce frega, ma che ci importa? Tanto noi ci abbiamo Menzo in porta. Che ci frega, ma che ci importa. Zola! Ma è l'uomo della Champions! Ma tra l'altro, scusatemi, adesso non so se avete notato la mia manovra avvolgente. Mbalanzola! 3-1. Finisce qui. Battiamo il Cercle. Tra l'altro, eravamo pure passati in svantaggio con quel gol malandato di Ueda. Vabbè, lasciamo perdere. Non penso neanche l'abbiano dato a Ueda, effettivamente. Zola migliore in campo. Per forza. Bene, bene, bene. Proseguiamo nella corchi, ragazzi. Lo sapete che a me vi piacciono i corchi. Vorrei portarmela a casa. Non nascondo i miei obiettivi. 100k per essere passati. Va bene. Abbiamo lo Charleroi. Lo so che in campionato la situazione è complicata, però queste partite le dobbiamo simulare. Vediamo. Vinciamo 2-0. Si gode. Siamo entrati a gennaio. Faticanti richiamato. Vabbè. Allora, siamo un po' nella caccona allora adesso. Prima di tutto, dobbiamo andare a fare le votazioni per quanto riguarda il migliore e il peggiore. Vado a vedere nel video. Tra l'altro nel video non ho capito perché non ho messo nel peggiore O'Hare. Non so perché, ragazzi, ve lo dico sinceramente.
Forse perché tanto l'avremmo venduto comunque. Sta di fatto che il peggiore. Il peggiore è Blanco. Il migliore è Carmona. Migliore e peggiore. Per quanto riguarda Carmona, vedremo il da farsi. Cessione obbligatoria. Il giocatore verrà ceduto. Per quanto riguarda il peggiore, seconda possibilità. La società decide di cedere, di credere ancora nel giocatore. Questo è pesante, ragazzi. Il discorso è questo. Cioè, per fare il discorso e lo chiudiamo qui. Questo è l'imprevisto per il migliore della prima parte di stagione. Se tu sei il migliore, non ha nessun tipo di senso che la società ti metta in vendita. Zero totale. Se tu sei il migliore, ha totalmente senso però che se una squadra ti viene a richiedere... migliore, dello stesso livello, noi società lo vendiamo. È quello il discorso, semplicemente. Vado a riscattare Carmona, appena posso. Probabilmente a gennaio non mi arriverà un'offerta, ragazzi. Questo è abbastanza chiaro, ormai FIFA lo conosciamo. Però il prossimo anno magari lo potremo mettere, lo venderemo sicuramente. Per quanto riguarda Blanco, invece, noi gli diamo la seconda possibilità. Però se arriva l'Inter con 50 milioni, anche lì... lo Strasburgo ci viene a chiedere Teuma. Teuma è il capitano. Andate a cacare. Oh, questa è una bella offerta, per esempio. Questa è una bella offerta. Andiamo a trattare. Il Buovista ci chiede Jimenez. Ma ce lo facciamo un milioncino in più? Vabbè, li abbiamo derubati. Jimenez è un giocatore che è fermo da un anno. Tipo Correa. Chi sei? Chi è lei? Cosa vuole? No, dovevi andare dall'altra parte, Jimenez. Mi scusi. Fate il trasferimento Xavier Pinto. Cacchio. Allora, con calma. Pinto. Il Watford. 3 milioni 150. Oh, cavoli. Riusciamo a fare 4 milioni? Ha un buon potenziale. Ah, va bene. Ciao, Pinto. Alla prossima. Questa offerta per O'Hare ha dell'incredibile. 33 milioni, ragazzi, potremmo chiedere. È lo Sporting Lisbona che me lo chiede. Secondo me non riusciamo a chiudere a 35. 34 non è un'offerta. Porca miseria, forse poteva chiudere anche 35, ma è una super cessione, ragazzi. Ma perché Teuma? Ma Teuma vuoi andare via, scusami? Sì, Teuma sta calando, raga. Teuma sta calando a vista d'occhio. Però io Teuma non lo vendo. O'Hare venduto, ufficiale, 29 milioni. 29 milioni. Teuma lo blocco, non lo vendo. Però dicevo che secondo me è necessario rinforzare il centrocampo, visto che anche Faticanti è andato. Quindi Teuma potrebbe diventare il Faticanti di turno. E noi ci spariamo. Voglio Pras. Ho deciso, prendo Pras. Come siamo rimasti quindi? Non me lo ricordo più. Ah sì. Allora, Carmona. Carmon. Fissa diritto di riscatto. 15 milioni e 300. Nell'accordo per il prestito di questo giocatore è stata inserita un'opzione per il diritto di riscatto fissato a 15 milioni e 300. Vuoi pagare quella cifra per trattare i termini del contratto con il giocatore e il suo agente? Assolutamente sì. Cosa ho cliccato? Eccolo il piano. Carmona. Che sta prendendo piede. Il Napoli non sa quello che si sta perdendo. Non lo sa. Non lo sa il Napoli cosa si sta perdendo. Ma sì, dai, va bene. Benvenuti ufficialmente in Belgio. La tua nuova casa. Ciao, ciao, Air. È stato veramente un piacere, grazie. Tra l'altro, bello, Air... allo Sporting Lisbona, perché lo Sporting Lisbona ha già puntato su un altro inglese che è più o meno al suo stesso overall, ovvero Marcus Edwards. Bella questa cessione, ci penso adesso. Poi 34 milioni, ma che fai, li rifiuti? Non puoi rifiutarli, assolutamente. Probabilmente avremmo potuto chiudere anche a molto di più. E arriva Carmona. Finalmente Carmona ritorna. Tra l'altro, effettivamente sono molto curioso di vedere il suo valore di mercato. 24 milioni, ragazzi. È già plusvalenzato Carmona, eh. Ha già il prezzo con la plusvalenza segnata. Il gioco mi segnava Costanzo come esterno destro. Però non lo so, mi pare una pazzia, eh. Può farlo. Può farlo, effettivamente, Costante Elias, eh. Ha lo stesso upgrade, tra virgolette, che ha... sulla tre quarti. 45 di difesa. Tanto c'è De Kuiper che difende. Non sono convintissimo, però a mali estremi. Sulla sinistra Jankto ci posso stare. Lazzaro e un altro esterno. Oppure un altro trequartista. E Weir di nuovo? Weir di nuovo, ragazzi. Altri 33 milioni? Folli, siete dei folli. Eccolo anche Pinto che va. Quante cessioni già che abbiamo fatto, raga. E dire che in estate avevamo fatto, secondo me, un ottimo lavoro. Eppure c'è ancora parecchio da fare. Siamo già dentro con la partita contro il Westerlo, che devo andare per forza a simulare. Vediamo come va. Vinciamo 3-2, bravi ragazzi. Siete veramente grandi.
Siamo primi in classifica, a pari punti col club. Io ho 17 milioni che vorrei spendere, sinceramente, per un nuovo centrocampista centrale, piuttosto che un esterno di destra. Sulla destra possiamo prendere comunque un giocatore del genere. Kebal, però, per me è tanta, tanta roba. È già andato al Royal Antwerp. No, scusatemi, sta andando al Girona. Kebal è molto offensivo, quindi tanto vale andare su Costanzo. Saito. Saito per il prossimo anno lo prendo, raga. Beh, Saito per il prossimo anno lo prendo, sicuro. Qualsiasi cosa accada. E lui l'abbiamo preso, bellissimo, tra l'altro, all'Union. Ci togliamo un po' di budget adesso, ma va bene, per fargli lo stipendio. Attenzione, questa è una bella idea. Ma che è il fratello minore di Machida? Sei contento che ti ho portato un altro? Un altro giapponese? Allora, Talisca, Anderson, 32 anni, attenzione. Clausola rescissoria. È vero che l'avevamo venuto al Porto, ma che lavoro splendido abbiamo fatto in sti anni, raga. Non volevo simulare tanto, ma oggi si va così. Ah, vittoria per 2-1. Madonna, in simulazione siamo dei draghi, raga. Vado avanti a simulare, non me ne frega nulla. Sto calciomercato lo voglio portare a termine. Vittoria per 3-0, grandi, raga. Allora, io del mio istinto un pochettino mi fido. Del mio istinto un pochettino mi fido. Secondo me Prass è il giocatore perfetto. Comunque posso dire che una cosa che cambierei nel prossimo FIFA è esattamente questa. Cioè, Koki Saito è in scadenza. Io perché non lo potevo prendere a prezzo ridicolo da Lidl? Io sinceramente 19 milioni e mezzo Alexander Prass come valore, quindi è una bella belva. Proviamo a contattare lo Sturm Graz. Secondo me 16 milioni e 5 sono la cifra giusta. So che voi non siete d'accordo, ma io posso salire fino a 17 e mezzo. Guarda che roba. Vecchi lavor, gli serve tempo. Guarda, io vado a giocare questa partita contro il Kortrijk. Anzi, sì, vado a giocare così provo. Magari ci facciamo solamente un tempo. Così provo a provare Costante Elias sulla destra. Imprevisto per partita 3-2-1. Nessuno imprevisto, oggi fortunati. Comunque oggi ragazzi stiamo andando come i draghi. Come i draghetti. Andiamo in campo così, sempre sul pezzo. Forza 1 San Chilloise. Speriamo di chiudere la faccenda in un solo tempo. Costanzo, magari troviamo una bella posizione. Guarda che bel cross che mi ha messo Costanzo. Ragazzi, voi non so se avete capito cosa stavamo per assistere. Ma chi sei? Cristiano Ronaldo. Madonna centralissima. No, non è la no, nel senso il Carmona. Dopo il rinnovo. Anzi il adesso abbiamo fatto il tempo indeterminato a Carmona. Spero continui a giocare come sapeva fare. Troikens. Zola! Porca paletta! Ma quanto è forte Zola? Da 1 a Mbala. Mbala! Ma spaccalo. Qui per bella questa palla per Teuma! Tutti gli danno del vecchio! Lui risponde così! Con un gol! Incredibile! Però Teuma sei vecchio. Cioè nel senso stai calando. Non te... Cioè è oggettivo. È oggettivo. Io ti voglio bene Teddone, però... Insomma... Sta invecchiando. Però lui risponde così. Come gira il destro di Teuma? Come gira? Bravo. Bravo. Come quel che senso Correa? Allora, ragazzi, questa moda di mettere Correa alla fine di ogni frase non è una bella moda. Cioè, di più ti ste chiavi del bar e fai quello che vuoi. Effettuerai. De Kuiper. Zola. Io mi devo comprare quel bagaglio che hanno i Toreri, zio Preto. Ogni volta che segna Correa, col fazzoletto rosso. Ogni volta che segna Correa. No, ho detto veramente così, ogni volta che... Ma perché, raga? Io gli incubi, ho detto veramente ogni volta che segna Correa. Non ho capito perché. Carmo, mi dispiace, scusa. È un trauma. È un trauma infantile. Ah! Ma quanto sei forte da 1 a Mbala? Madre mia! Ma neanche in mezz'ora. Offerta per Preso Alexander Prass. Il centrocampista perfetto non esiste. E invece sì, si chiama Alexander Prass. Importante. Mamma che fenomeno che è questo. Che belva che è. Non ho capito perché quest'anno è rimasto allo Sturm. Voi direte forse perché non è così forte. No, è forte, credetemi.
sentiremo parlare di lui. 17k, è pure umile il ragazzo. Siamo riusciti ad effettuare un acquisto incredibile. What a beast. Va Alexander, che secondo me è un 80, ragazzi. No, forse non è un 80. 79, dai. E invece è un 80! 79. Cioè, posso stare, Alessandro? Fatti vedere. Fatti vedere, figlio mio. Sei uno dei miei prediletti. 25 anni. Visione 81. Passaggio corto 81. Controllo palla 78. Que jogador. Mancino, eh? Possiamo spostare Blanco dalla parte forte. Però Pras... Sì, Pras può fare anche l'esterno. Però, ragazzi... All'evenienza, eh? All'evenienza. Quindi io farei così e così. Quindi questa sarebbe la titolare, in realtà, raga, ad overall, eh? Dobbiamo spostare Costanzo a destra, che subito così, in quei 26 minuti, mi ha rapito il cuore. A questo punto, l'attacco rimane tale. Noi dobbiamo, secondo me, prendere un altro trequartista a questo punto. C'è un'offerta per Linen, il Barley, bellissimo. Porco. No. Rifiuto. Fatto Jansen. Alle ultime ore di mercato c'è il patto, eh? Ormai si sa. Non è che uno può decidere. Tu sai che quando vieni all'Union Saint-Gilloise, cioè, anzi, quando vieni allenato da me, se arrivano offerte le ultime 10 ore di mercato, si crea il patto cognome. Il patto cognome cosa vuol dire? Che non andrai via, ma bensì andrai via il prossimo anno o alla prossima sezione di mercato. Noi in realtà svincolati trequartisti ne avevamo già metti. Sta completamente andando in frantumi la mia esistenza. Perché c'è questo Peña. Giusto per essere numericamente a posto. Valore 10 milioni, subito. Dentro Peña. Uff, Daniel Peña. Bel ragazzo. Sembra simpatico, effettivamente. Da esterno 76. Infatti 77. Mortacci sua. E allora, ragazzi, non ci siamo per niente indeboliti. Cioè, noi con questo calcio mercato ci siamo rinforzati. Ho detto patto Jansen, non mi dovete rompere le palle. Ma voi avete visto lo spettacolo dopo il Big Bang? Cioè, ma guardate la cronologia trasferimenti, raga. Io non ho le parole. Lo Sporting prende O'Hare e vende Edwards al Barcellona. Che bello. Abbiamo creato anche questa bella storia allo Sporting. Questa bella storia di sport allo Sporting. Ho fatto il trasferimento a Jansen. Ma non ho capito, te vuoi trasferire? Vuoi andare? Patto Jansen, non mi devi rompere le palle. Io la difesa la lascerei così. Sykes, Machida, Pereira hanno dimostrato comunque ci possiamo fidare di loro per questo momento. Sulla sinistra, al posto di cui per fortunatamente, grazie a un imprevisto, abbiamo Jankto. A destra con Sant'Elias, Lazaro, Blanco, Puertas, Linen. Benissimo. Effettivamente, ah no, poi abbiamo anche Teuma, Stroiken, Spegna, là davanti Amdouni Carmona Anzola, scusatemi. Forse l'unica cosa, proprio unica cosa che farei è andare a prendere un altro attaccante in prestito. Ho avuto un mancamento. Io credo che le cose capitino perché devono capitare. Ma questo è un classico giocatore da Udinese, insieme a Cabasele e Sendé. Tra l'altro giocatore totale da Union Saint-Gilloise, anche perché ha già la magliettina gialla. Come un anno fatta. Per sempre fatta. Non c'è l'opzione forever. 15k fatta. È tornato! Abdul Fatah Dam. Ma come Abdullah Fata? Que giocatore, fra quattro settimane cala, che spettacolo. Basta, le ultime ore di mercato non le voglio neanche vedere. Non le voglio neanche... Molzulte in coppa e andiamo a giocare. E andiamo a giocare per chiudere bene questo episodio. Questa è la formazione. Ultimo imprevisto di giornata. 3-2-1, nessun imprevisto, ma oggi ragazzi siamo baciati dalla dea. L'ho fatta subito titolare, mi pare un attimo esagerato. Non se puede sbagliar... Teuma. Ma in che senso, Teuma? Ti sei fatto ribaltare? Jansen, bravissimo. Il patto Jansen risana sempre tutti i rapporti. Carmona. Se ne va. Nello stretto. Mannaggia, i sandali. Carriera Giramondo è bella perché anche se uno sta calando, non è importante. Si fa giocare. Lazaro Valentino.
Non ho giovinezza per lui, all'Union. Egna. Eccolo Alessandro. Come se n'è andato Alessandro? Scusate. A te, Umamor, non ti faccio più giocare. Mamma mia. Mi sei mancato, Aiden. Ras. Zola. Carmona! 1-0. Ma quanto è letale Carmona, ragazzi? Boh. Tipo un Zola. Ecco. Tipo un Bala. Pras, Zola. Tutto molto veloce, tutto molto rapido. Sappiamo dove ci troviamo. Sappiamo dove sono i nostri compagni. Quella è la cosa importante. Gran gol di Correa. Ma basta! Ma basta! Ma basta, esci dalla mia testa! Fate qualcosa. Una colletta. Aiutatemi a pagare lo psicologo. Zola. Carmona. Ho perso l'attimo. Ma andate a cucare. Io leggo troppi Correa in chat. Secondo me è per quello. Siete voi la causa del mio male. E ricordatevi sempre che chi è causa del suo mal pianga se stesso. Quindi che devo fare? Non ho capito. Chi è causa del suo mal pianga Correa ha senso. Non c'è peggior sordo di chi non è un Correa. De Kuiper. Mamma mia. Va, smettila Correa un po'. Ma smettila. Madonna, ragazzi, ma voi vi rendete conto che questo l'abbiamo trovato dalla primavera dell'Adelaide? No, cioè, nel senso, non so se l'avete capito. Tra l'altro, era un centrocampista centrale, ecco. Ma voi avete presente quel detto che dice: a cavallo donato non si guarda Correa? Io pensavo che Donato fosse il cazzo di nome del cavallo. E invece Donato significa regalato, porco. A cavallo donato, quindi a cavallo regalato, non si guarda in bocca! Pegna! Pegna! Cacchiarola! Il Correa dei vicini è sempre più bello. È più verde, scusami. A me queste cose mi fanno impazzire. Cuiperone, ma che minchietta gli hai fatto? Tra l'altro, questo era un passaggio, era una X per Pras. Si è autopassato. Si sta come d'autunno in campo Correa. La nesta non è un modo di dire. È solo una delle poesie più famose del mondo. Ah! Gol mangiato, gol subito da Correa. Tutte e due, tra l'altro. Che Correa si mangia il gol e poi te lo fa. Bravo, Lazar. Mamma mia, Lazar. Dentro fatta al posto di Nzola. Non sono ancora pro. Ma mettiamo anche Amdouni. Amdouni fatta. Amdouni fatta. Scusate, scusate. Lo so, ho urlato troppo forte. Non era necessario. Però, Cristo santo, raga. Tocca un pallone e lo trasforma in gol. Questo. Ma si vai te, Jansen, la stica. Oddio! Era un tiro a giro, raga. Era un tiro a giro. Pegna. Che palla perfetta. La gestione di palla di fatta non ha senso. Non ha senso. Pegna. Amdouni. Sapete che noi non me ne frega niente del 3-0. Se a segnare non è fatta. Yanto al centro, Amdouni. Va bene lo stesso. Bella, bella, bella questa azione qui. Comunque mi gasano, raga. Mi piacciono tanto, tanto. Bellissimo, bellissimo gol. Bellissimo gol. Sono carico. Mi sto divertendo tantissimo questa squadra. C'è ancora tempo per spazio. Eh? C'è ancora tempo per fatta, volevo dire. Fatta. 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 Caccia la miseria. Finisce qui. Passiamo il turno della cor... Della... Ah, no, no, non è Corki, è Crocky, della Crocky Cup. Ma che so, i crocchetti del cane. Va bene, bravi ragazzi. Tra l'altro, cioè, ragazzi, Coppa che deve essere nostra, Coppa in faccia. Bene, bene tutti nuovi. Forse migliore in campo fatta, però. Allora, ho visto bene Lazaro, credo che l'avrei mai detto. Molto bene Jansen, non si merita quel voto. Zola, molto molto bene. Tutti belli propositivi. Tutti i giocatori che butto nel campo, veramente tutti belli propositivi. Oh, raga, sono veramente molto molto contento. Abbiamo poi dei resoconti. Quant'è Correa? 79. E in questo momento ho praticamente il 95% dei giocatori che mi convincono. Mi è piaciuto molto anche Peña. Sono contento. Abbiamo fatto e stiamo facendo davvero un ottimo lavoro. Il prossimo episodio sarà interessante perché Anversa e Anderlecht si giocano al 100%. Mentre Olöven e Zulte. Ah, c'è il ritorno, mannaggia i sandali. Vabbè, insomma, nel prossimo episodio vorrei provare ad andare un pochettino più rapido, quindi valutiamo. La coppa si può simulare, chiaramente. Però anche il campionato potremmo simularlo per giocarci le fasi finali in maniera più rapida. Considerate che
dopo andremo a giocarci una seconda parte di stagione, se non ricordo male. Dove ci vanno le prime quattro, credo. Non vorrei dire una cavolata. Comunque, raga, spero ovviamente vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate del calciomercato che abbiamo fatto. Cessioni dolorose, ma acquisti strafatti. Raga, siamo contenti del ritorno di Adam. Ci darà delle gioie, ne sono convinto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.